In questo caso la mia risposta è: non voglio diventare troppo grosso, quindi lascio la presa, così faccio più fatica. Troppo grosso non mi piace. Ciao a tutti, io sono Nao. Io sono Big. E l'altra volta su Instagram vi ho chiesto cosa avreste voluto vedere su YouTube e mi avete risposto un vostro allenamento. Allora oggi io farò la videomaker e lui si allenerà. Oggi faccio petto e tricipiti perché è lunedì, lunedì è chest day. Cosa sono gli esercizi? Fai panca? Faccio panca, faccio panca stretta e poi facciamo tutta una parte metabolica. Ok, quindi partiamo. Ho dimenticato il peso. Qualcuno non ha messo via i pesi. Sei tu che non hai messo via i pesi? Adesso stai tranquillo. No, ma lasciali lì. Lasciali lì. No, questo, ma stavo scherzando, dai, non questo è il nuovo portadischi praticamente. Dai, ma poverino, non voleva disturbare la verità. Bene, eh. Aiuto! Dai, che stupido! Sono divertentissimo. Sì. Quanta pausa fai tra un set e l'altro di riscaldamento? Tra un set e l'altro di riscaldamento circa 2 minuti, però vado a stima. Okay. Al contrario dell'esercizio, quando sono in serie, nel cronometro. Ok. È importante cronometrare. Volevo proprio chiedere questo, secondo te è importante cronometrare la pausa di minuto, 2 minuti, 3 minuti? Cronometrare la pausa è proprio fondamentale. A parte che in un contesto di forza ci vuole il recupero completo del muscolo, quindi almeno 3 minuti. Mentre per un lavoro metabolico è importante fare delle pause corte, massimo 1 minuto e mezzo. Quindi meglio avere il cronometro sotto mano. Sì, perché se vai a sensazione magari ti sembra che siano passati 3 minuti, ne sono passati solo 2, vai sotto la panca e ci rimani sotto. Se spingi davvero. Esatto. Per avere una progressione nel tempo dei pesi, dei carichi, cronometrare non ci costa niente, facciamolo. Ci si ostina spesso a non voler cronometrare, però l'intensità è un parametro che si misura anche sul tempo. Quindi nell'intensità è importante cronometrare per questo motivo, mentre da un punto di vista della forza, se non recuperiamo tra una serie e l'altra, arriviamo sotto già stanchi, ha poco senso. Quindi siamo quasi arrivati adesso, hai fatto 120 kg? No? Sì, 120. Adesso faccio un colpetto con 130 kg okay. E poi comincio a fare le serie. Top. Siamo qua col mio spotter di oggi, Giorgi. Buongiorno Giorgi, come ti senti? Mi sento molto carico per questo allenamento. Oggi ti sei allenato? Sì, sono arrivato un quarto d'ora prima di voi. Da quant'è che ti alleni? Mi alleno da 6 mesi. Svegliamo l'arcano però qui, chi è il tuo allenatore? Sono io. Oggi come spotter sarà Giorgio. Di solito lo fa la mia donna, però lei è dietro il telefono, vabbè. Fa Giorgio. 3. Ok. Ok.
Qual è il tuo massimale? Il mio massimale testato è 162 kg in panca. Ok. Il mio esercizio forte. Io dovrò fare panca. Si vede. L'obiettivo per quest'anno è fare 170 kg di massimale. 170? 170 a fine bulk. Ah. Presumo febbraio? Vediamo. Vediamo come Ma va. Vai un po' anche a sensazione in questo caso? Vedi come vanno gli allenamenti e decidi poi sì, sul da farsi? Sì, sì. Essendo che non ho, quest'anno non è che faccio il tiraggio per l'estate, mi prendo proprio tutto il tempo, a dipendenza di come vanno avanti gli allenamenti, di come mi sento, di come va con l'alimentazione, perché comunque in fase di massa spesso si pensa che è facile. In realtà bisogna aumentare il proprio peso. All'inizio è facile, a un certo punto tu non hai più fame, però devi mangiare. Sì. È quasi una forzatura. E quindi vediamo, perché ci sono tutte le tecniche, quando il peso non sale più si possono fare dei mini cut. Essendo che non ho delle tempistiche da mantenere quest'anno, vediamo come va, vado proprio a sensazione, me la godo, diciamo. Sì. Uno, due. Vai! Uno. Si vede il pettone? Si vede, si vede. Ancora due, quattro, vai l'ultima. Vai. Come te le senti? Mi sembra che vanno su, vengono su bene, no? Sì. No, inizio allenamento, dicevo sì, in forma, ma non al 100. In realtà... Prendi fiato. In realtà sta andando molto bene. Ho visto. Seconda che... serie è sentita veramente facile. Mi sa che le chiudo. L'altra volta le avevi chiuse, cosa avevi fatto? L'altra volta le avevo chiuse con 138 kg. Quindi hai fatto 2 kg in più per ogni serie? Sì. Cavoli. Quindi se le chiudo con 138, carico 140, il mio obiettivo mentale, perché è veramente importante essere in focus. L'obiettivo è chiudere almeno le prime tre serie. Devi essere convinto. È abbastanza matematico che con 2 kg in più le prime tre serie le chiudi. Quindi, le prime tre veramente in focus, obiettivo chiuderle. Le altre due dipende un po' come sta andando. Adesso, boom, ho preso parecchio peso sta settimana, sto mangiando forte. Secondo me le chiudo. Se non le chiudo... Chiuderà la prossima volta. Marco, professore, fate 5, 4, 4, la volta dopo punto a fare 5 almeno le prime 4 serie, se non tutte, la volta dopo ancora punto a farle tutte. Dal momento che chiudo non perdo tempo, aumento il carico e riparto, e continuo ad andare avanti. C'è anche George che si sta allenando con noi oggi. Sono distrutto. Hai lavorato oggi? Più distruzione. Più distruzione. Oggi ero libero, però ieri ho fatto serata. Comunque, male. Ho fatto serata. Però una cosa importante che ha fatto lui e che tanta gente che vuole fare palestra magari non fa è che ha fatto sì serata, però è venuto qua a allenarsi dopo. Perché non ci sono scuse. Se vuoi i risultati, che lui li ha avuti, anche in poco tempo, perché sono 6 mesi che ti alleni. E quindi top. Grande Giorgi! Grande! Grosso. Grosso. Sì.
Easy. 3. Uno. Due. Vai, vai, vai. Tre. Vai. Quattro. Vai, l'ultima. L'ultima. Vai. Ho calato la prima. Appunto, ho sbagliato la prima ripetizione. Per riprenderla fai fuori molte più energie rispetto se usi la tecnica corretta, oltre che non ti fai male. Quindi rischi di non riuscire a chiuderle solo perché hai sbagliato l'esecuzione. Però è andata bene. Ce l'hai fatta comunque. Sì. Devo dire qualcosa a quelli che sicuro mi criticano perché la presa è troppo stretta. Queste persone, voglio dire, sono una cosa. Fanculo. Fateli voi 140 kg. Puoi dire fanculo su YouTube? Sì, metto il beep. Ok. Ah, ma era proprio così. Eh? Era proprio questo che volevi dire. Sì. No. Altra cosa, mi diranno anche che facendo la presa più modalità powerlifting alzi anche di più. Ok. In questo caso la mia risposta è: non voglio diventare troppo grosso, quindi lascio la presa, così faccio più fatica, tiro pesi più bassi e non divento troppo grosso, che troppo grosso non mi piace. Top, sì, perché effettivamente così non sei grosso. No. Giorgio, ma guardi fuori veramente bene. No, ma veramente, bravo. Sei mesi. Venoni. Cioè, perché voi non l'avete conosciuto comunque all'inizio, ma... Bravo, George. Bravo. Il coach che si compiace del suo operato. Fatto io. E il suo operato. Devo dire vero grazie. Sì, però ricordiamo, hai fatto tutto te. Fatto tutto io. Io ti dico cosa devi fare, ma... Tu devi farlo. E il difficile di solito è quello. Bene. Quindi? Quindi spingiamo. Vai. Uno, due, tre, vai, ancora due, quattro, vai, l'ultima, vai, l'ultimo B. L'ultima di solito è la più leggera. Vai! Una, due, tre, quattro, vai l'ultima! Vai! Grande! Easy. Grande, cazzo! Si può dire cazzo? No, ma lo bippi. Ok. Era l'ultima serie? L'ultima, chiuse. Top, chiaro. Quindi hai fatto 5x5 con 2 kg in più rispetto all'ultima volta, tutte chiuse. Sì, prossima volta, dato che l'ho chiuse, andrò a 142 kg, sempre in 5x5. Allora, le prime tre le chiudo. È matematico. Matematico. La quarta penso anche, vediamo se chiudiamo la quinta. Appunto l'obiettivo è, con l'aumento del peso corporeo, l'aumento della prestazione, in modo che andrò su sia di grasso chiaramente, ma anche di massa muscolare. E poi quando farò il cut, l'obiettivo sarà mantenere i pesi, ma lo spieghiamo un'altra volta. Lasciamo un po' di suspense. Adesso faccio panca stretta, il carico l'ho già messo là. Faccio una serie con un peso più basso, non ho più bisogno di scaldare i muscoli perché il tricipite ha lavorato tanto in panca piana. Però vado a riprendere il movimento, quindi prendo un peso più basso, faccio una qualche ripetizione senza stancarmi, però almeno vado a riprendere il movimento. Questa, quella, è la famosa panca dove io mi filmo sempre. E ha la particolarità di avere i ganci che si sgancia automaticamente. Quando tiri su il bilanciere si sgancia e si sposta al... come si chiama?
il monolift. Monolift e si sgancia, quindi è molto comoda. Appunto, è perfetta perché praticamente quando sei da solo, soprattutto, non vai a sganciare e fare questo movimento. Parti già nel set corretto, in modo che non hai problemi a livello articolare. Sei già dove devi essere. Cosa fai adesso? Allora, l'altra volta ho chiuso le 5 serie da 6 con 120 kg. Ok, quindi adesso si alza. Sì, si alza. 122. Comunque 2 kg in più su 25 ripetizioni. Sono già 50 kg di volume totale. È importante alzare ogni volta 2 kg, 2 kg, 2 kg. Arrivi a 50, 100, 150 di volume totale in più sul singolo esercizio. Allora, io faccio la presa aperta. C'è chi dice che è pericoloso perché può scivolarti il bilanciere. Però abbiamo uno spotter per qualcosa. Uno, c'è lo spotter. Due, se dopo 16 anni ti scivola il bilanciere, hai sbagliato qualcosa. Vai a vedere che mi scivola il bilanciere a sto giro. Aspetti. Vai! Easy! Uno, due, tre, quattro, sei. E niente, allora Giorgi ci sbaglia, saluta. Sempre quello più piccolo, non in altezza, in grassezza. Quindi Giorgi ci saluta, grazie di essere stato con noi. Grazie Giorgi. Vuoi dire ancora qualcosa, Giorgi? Niente, vi devo dire solo che buon allenamento. Grazie. E siete grossi tutti e due. Grazie. Siete grossi. Va bene, Alego, grazie. Dai. Ciao. Ciao. Buona serata. Grazie. Niente, figurati. Ciao a tutti. Mi hanno trovato lo spotter. Sei, eh? Sì. Vai. Uno. Due. 3, 4, 5, vai l'ultima, vai, vai, top, grande. Che muscoli lavori con la panca stretta? Panca stretta, lavori soprattutto il tricipite. È uno dei pochi esercizi dove riesci a caricare tanto peso sui tricipiti. È un esercizio multiarticolare dove si riesce a sostenere un bel carico. Ok. Si riesce a lavorare il tricipite proprio di forza e non metabolico. Perché di solito poi si fa, hai in mente come le fai fare con i cavi? Sì, con i cavi, però di solito si fanno più lavori metabolici, a meno che non fai delle dip, eccetera. No, la panca stretta è un esercizio molto valido. Top. Praticamente oggi faccio un 5x6. Il 5x6 non esiste di solito, però mi ero ritrovato a fare un 4x6, dovevo aumentare l'intensità, dovevo fare un 3x8, però era un po' prestino per passare al 3x8. Allora ho optato, invece di fare un 3x8, di aumentare di una serie. Una serie comunque è tanto, sì. È tanto, soprattutto con certi pesi. E boh, lo trovo sostenibile. Chiaro che non si può fare così su tutti gli esercizi, sennò i tempi si dilatano veramente troppo e si arriva cotti a fine allenamento. Però per questo esercizio specifico ho deciso di fare una serie in più invece di aumentare l'intensità o di adottare un'altra strategia. Comunque alla fine l'importante è avere un incremento nella prestazione nel tempo. Dopo ci sono mille tecniche, aumentare l'intensità, aumentare le serie, aumentare i carichi, ognuno fa quello che vuole. 6, 3, ok. 1, 2, 3, 4, ancora 2, 5, vai l'ultima. Vai, vai! Easy! Leggero!
Bene, allora abbiamo appena finito, o meglio, hai appena finito la panca e la panca stretta, hai chiuso tutte le ripetizioni, quindi è andato tutto molto bene. Sì. Hai fatto un 5x5 con 140 kg di panca e un 5x6 con 122 kg. Esatto. E quindi la prima parte dell'allenamento, che è quello più... è più difficile anche mentalmente da sì. fare, perché i pesi sono alti. I pesi sono alti, ogni ripetizione conta. Sì. Perché ogni ripetizione, per dire, in meno che fai, sono 140 kg che fai in meno. Sì, vai a togliere un bel volume. Quindi adesso fai la seconda parte dell'allenamento. Che cosa cambia dalla prima? Allora, la prima è una parte puramente di forza. Si fanno comunque ripetizioni da 1 a 8, che le pause sono lunghe. Mentre la seconda parte si fanno più ripetizioni da 8, 10 fino a 15, c'è anche chi arriva fino a 20, e le pause sono più corte. L'obiettivo è proprio stancare il muscolo. È proprio una parte completamente diversa. Generalmente si allena prima la forza e poi la parte metabolica. Anche se ci si allena in multifrequenza, di solito è sempre meglio cominciare dalla forza e poi la parte metabolica. Quindi adesso c'è press. Adesso c'è press. Ok, che quante ripetizioni fai? Andiamo a fare un 4x10, abbastanza classico, ipertrofico proprio. Un minuto di pausa. Un minuto di pausa. Le prime andranno abbastanza easy, poi più si va avanti più il muscolo resta faticato e farò fatica. Top, quindi c'è press. Cosa facciamo adesso dopo aver fatto la chest press? Andiamo a colpire ancora il petto, facciamo petto e cavi, questo è un esercizio metabolico, l'obiettivo è fare le ripetizioni in modo un filo più lento, controllate, andare proprio a congestionare il muscolo, riempirlo di sangue e congestionarlo. Non so se l'abbiamo detto quante ripetizioni sono. 15. Abbiamo detto, forse no. Non mi ricordo. Quarta serie. Tricipiti al cavo, fatto con 60 kg, 12 rip, poi di mezzo il peso senza pausa, 30 kg, altre 12 rip. Finisco, faccio una pausa di 30 secondi, 45 secondi. Poi riparto, 60 kg, senza pausa, 30. Quindi è già tempo di iniziare in pratica. Per
45 secondi. Perché fai questa cosa dei pesi, che sposti i pesi? È una tecnica per aumentare l'intensità. Okay. È proprio congestionare il muscolo. Ma la fai sempre o la fai adesso? Dipende. Questo periodo la faccio sempre. Ok. Anche perché energie ne ho. Ecco, abbiamo finito. Allenamento di petto e treccia finito. Adesso andrò a fare un metabolico di gambe, ma farò solo pressa e leg extension. Mentre... Non ancora il fiatone da prima. Sì. Vado a fare anche il mercoledì. Andrò a riprendere ancora petto e trici. Faccio fine allenamento di schiena e bicipiti. Farò un richiamo di petto e trici. Farò qualcosa di metabolico anche lì. Qualcosina di forza su panca inclinata per iniziare, ma poi tutto metabolico. Bene, fateci sapere nei commenti se avete domande sull'allenamento, se vorreste vedere qualcosa di diverso, qualcosa in più. Lasciateci un like sul video, seguiteci e niente, lasciateci un commento con magari le prossime cose che vorreste che trattiamo, i prossimi video che facciamo. Bene. Ciao. Mi fa gli scherzi. Smettila.